spagnolo, illustre musicologo, autorità indiscussa nel suo genere, un grande amico di Casa dei Pensieri, che ci fa questa bella sorpresa. Perché il professor Mioli? Perché il rapporto di Pasolini con la musica è molto complesso e ha tanti capitoli, ma siccome oggi si parlerà anche molto del film e del romanzo Teorema, in occasione della riedizione per Gazzanti del romanzo, il professore parlerà del Requiem di Mozart che accompagna in molte scene il film. Ecco, sono giunti Roberto Chiesi e Valtiero De Santi. Questa è una introduzione, non siamo ancora in attività, vi prego di accomodarvi, poi aspettiamo Marco Pacciantelli che poi presiederà. Ecco, qui presentare i relatori insieme a Davide, che porterà il suo contributo, il professor Roberto, il dottor Roberto Chiesi e il professor Gualtiero De Santi, più il contributo che porterà dal musicologo Piero Mioli. Mi limito ad aggiungere una cosa: Teorema, senz'altro, con una focalizzazione sul significato in un anno così cruciale, come il 68, di questo film di Pasolini, anche nella relazione tra il poeta, lo scrittore e l'autore di cinema. E perso il ricordo della sua scomparsa il prossimo 2 novembre a 40 anni da quello che accade tragicamente, anche uno scandalo che non è ancora stato del tutto superato e continua ad essere un motivo di riflessione da molti punti di vista. Ma io, siccome la cosa avviene qui a Montagnola, a Bologna, vorrei dire anche del legame di Pier Paolo Pasolini con questa città, non per proporre una sciocca considerazione municipalistica o localistica, ma insomma perché nella formazione, insieme a un legame con il Friuli attraverso la madre e alla proto romano dello scrittore e del cineasta, c'è una formazione qui del giovane che frequentò Garrani, si diplomò prestissimo a 17 anni, poi si laureò con Calcaterra e poi nello stesso tempo seguì le lezioni di Longhi e inviò le sue prime prove a Contini, ricevendo qui a Bologna quella lettera che lo portò, come egli scrisse, a festeggiare l'apprezzamento ricevuto da Contini lungo i portici di questa città, a significare il fatto che insomma questo luogo è un luogo indicato anche per ricordarlo in un'andata di Pasolini a Roma, ma anche in un ritorno di Pasolini attraverso il fondo che, grazie all'impegno del Gramsci a suo tempo, dell'amministrazione provinciale e di tanti, ha portato Laura Betti a consegnare la sua testa questo patrimonio prezioso che qualifica ulteriormente il lavoro che la Cineteca sta facendo anche da questo punto di vista. Ecco, io ci tenevo a ricordare questa radice pasoliniana in Bologna, a ulteriormente motivare le ragioni di un ricordo di Pasolini all'interno di questa festa in Montagnola e di questa serata promossa dalla Casa dei Pensieri. Mi fermerei e, se siamo d'accordo, tenendo conto del parterre dei relatori, chiederei a Davide di voler ulteriormente completare i motivi di questa serata. Grazie molto Marco, gli chiederei di spostarsi attraverso me, se no rischiamo di perdere uno dei lampioni. Con una disgrazia che non avremo mai nel nostro carnet. Bene, dunque, sono passati 40 anni quasi dalla morte di Pasolini, ma voi mi sentite, perché io non sento nessun ritorno, è aperto? Sì, bene, avvicinato. Sono passati 40 anni, ma 20 anni fa ne erano passati 20 e Casa dei Pensieri fece, e da lì nacquero poi le successive scelte di Laura,
fece un importante convegno insieme a Risuto Gramsci alla Cineteca Comunale e con l'aiuto degli assessorati, insomma, di provincia, comune e regione. Facemmo un convegno che è rimasto, io credo, nel percorso degli studi pasoliniani, perché ebbe due meriti. Il primo è abbastanza incidentale, insomma, se non dovuto all'olio di gomito di chi lo organizzò. Noi avemmo allora, e forse per l'ultima volta, tutti vivi, come dire, tutti i protagonisti delle amicizie, delle sodalità di Pasolini nelle sue diverse fasi di vita. Il libro è ancora adesso interessante anche per questo, insomma, che poi Pendragon stampò. Ma la seconda caratteristica abbastanza interessante che voglio citare, poi andrò al tema che devo svolgere oggi, che invece è più sul pensiero di Pasolini, è quello che quando noi organizzammo, Gianni Scalia ed io, quel convegno, all'inizio suscitò una certa perplessità, ecco, nel mondo degli studiosi pasoliniani, perché si intitolava Pasolini e Bologna. Ecco, devo dire che fu proprio, come dire, lo chaperonismo, il maternage di Laura che ci ha permesso di sopravvivere a una prima fase di critiche e ci permise di raccogliere tutte le adesioni che poi, di cui prima ho fatto cenno. Perché subivamo una certa incredulità all'inizio, nella fase preparatoria? Perché sembrava un campanilismo così lontano, no, dalla personalità di Pasolini, richiamare la città che pure era la sua città, la città di nascita, e quindi sembrava qualcosa così, un po' un'operazione un po' provinciale. Contemporaneamente sembrava anche un'operazione infondata, perché le città di Pasolini erano Casarsa, è una città della madre, e dall'altro lato Roma, e la città invece della scoperta esplosiva di una vita diversa da quella che aveva percorso in gioventù, e soprattutto quello che sappiamo, no? Il mito delle borgate, eccetera. Sembrava che fra questi due poli non potesse esistere un polo localistico bolognese. Come dire, sempre nelle critiche c'è qualcosa di vero, no? Però la fondatezza invece non stava nella critica, stava nell'affermazione. Perché questo? Perché Pasolini ha avuto a che fare con Bologna, e qui arrivo al tema, dopo questa citazione che dà senso di un percorso che deve essere forse meglio conosciuto. La fondatezza sta invece nella, diciamo, nel rapporto tra Pasolini e Bologna, sta in almeno due, secondo me, periodi che hanno molti rapporti con il suo pensiero. Il primo, l'ha già ricordato molto bene Maciantelli immediatamente poco fa, ed è quello della formazione. Certo, c'è Scandiano, per carità, ci sono altri momenti, però insomma Pasolini è fortemente inserito nella vita bolognese. Intanto perché dimostrò fin dall'inizio una straordinaria, da ragazzo, insomma, fin dagli ultimi anni del liceo, una straordinaria consapevolezza dell'obbligo morale di chi era erede di un'ultima fase di trasmissione, certo autoritaria, certo da superare, ma insomma di una complessità omogenea di un portato culturale, quale quello classico, la responsabilità di chi era erede di questa trasmissione che stava già per terminare, ed è veramente straordinaria la capacità di Pasolini, ragazzo, di individuare già questo passaggio come prossimo, e quindi, come dire, comincia lì, nella scuola e nell'università, una volontà egemonica di Pasolini verso gli altri suoi coetanei, è inutile citare i nomi, insomma non siamo in una sede, diciamo, di esperti, ma insomma ce ne sono stati alcuni molto rilevanti, no? Serra, altri, che coinvolge i progetti, qualcuno più abbozzato, altri subito scomparsi, ma insomma che vogliono rispondere a un obbligo morale di intervento sociale della gioventù colta.
non è poco, e tra l'altro questo avviene anche prima della rottura col fascismo. Se uno vede il Setaccio, per esempio, dove Pasolini scriveva, questo tema è molto presente ed è presente nel giornale del GUF, cioè della gioventù universitaria fascista. Raccontava Giovanna Beppo, un'altra carissima amica che ha seguito con noi quegli anni di percorso, di studio alla Casa dei Pensieri su Pasolini, che insomma, come dire, l'impressione mai poi dimenticata di questo ragazzo che costringe, no, una giovane conosciuta per la sua bizzarria e anche per la sua capacità quasi miracolosa di padroneggiare le lingue classiche, che aveva Giovanna da giovane, la costringe all'impegno, no? La va a trovare a Ferrara perché in qualche modo si butti, insomma, in una gola, non sappiamo neanche esattamente ancora, non sapere quale gola, no? Poi c'è stata la guerra, una vicenda molto particolare del fratello, come sapete, che è fra i trucidati di una lotta fratricida all'interno della resistenza, ma ci tornerò dopo. Questa stagione della formazione quindi bolognese non è solo una stagione di formazione, è una stagione in cui nasce una delle caratteristiche di Pasolini, che è quella della volontà di buttare il ruolo dell'intellettuale direttamente nella vita sociale e nell'attualità. Questo elemento, guardate, che resta sempre presente, e io credo poi che chi ha approfondito meglio di me, insomma, sta anche, io penso, sotto la scelta di, per esempio, andare verso altri mezzi espressivi, no? Anche con la poesia, ma oltre l'unicità della poesia. Il cinema ormai oggi non è più considerato così, ma allora era il massimo degli strumenti possibili di diffusione, di presenza, di testimonianza. C'è un'altra stagione che lega Pasolini in qualche modo a Bologna, ed è la stagione negli anni 50 di Officina, questa rivista abbastanza importante, dove cominciano anche a concretizzarsi alcuni passaggi di Pasolini non semplici, nascono anche grandi polemiche con altre correnti molto importanti, ma molto diverse da quelle che lui in qualche modo capeggiava, appunto su come testimoniare, come essere impegnati, no? Usiamo questa frase generica, questo aggettivo generico, perché può immediatamente essere comprensibile. Io penso che Officina sia un punto strategico. Devo dire che Gianni non ha mai scari apprezzato questa mia convinzione, lo dico perché devo al maestro quasi tutto, per cui non posso negare che invece non condivideva questa mia affermazione, che però io mi rifaccio approfittando della sua assenza. E cioè che Officina è l'ultimo momento in cui Pasolini crede possibile unire il cambiamento politico, la testimonianza intellettuale e la rivendicazione dell'autonomia della testimonianza intellettuale. Sta per sorgere in altro frangente, con altri vicini di vita, il Pasolini dove il nulla, la morte, la criticità assumono dimensioni ben più ampie. Officina è ancora un progetto in qualche modo, anche se è un progetto fortemente autonomo, molto particolare, neosperimentalista, non sto a dire perché entrerei in settori diversi dell'Asbel pasoliniano, ma è un progetto, come dire, ottimistico. E il suo fallimento, o meglio, poi un fallimento che è dovuto all'autocoscienza dell'autore, che in qualche modo, dopo aver convinto Fortini, Scalia, Romanò, Roversi, no, a questa impresa, dove pur non avendo una poetica assolutamente definita possiamo cogliere nettamente anche un senso di un'identità, in qualche modo avverte i sodali dell'impossibilità di questa operazione. Non a caso siamo in una fase che non sarà problematica solo per Pasolini, finisce lo stalinismo, c'è Khrushchev, ci sono, come dire, c'è un primo grande disgelo che però, insomma, può essere vissuto anche con l'ottimismo di chi pensa che c'è sempre una nuova stagione, o anche con il senso, come dire, del nulla che bussa alla porta e che magari più avveduti possono aver scorto. Ecco, certamente tra questi c'è Pasolini. Poi Roma sarà tutta un'altra vicenda, ma io credo che non sia un caso, forse un azzardo, che proprio a Bologna, o perlomeno con l'ambiente bolognese, Leonetti, si tenta un'operazione ottimistica.
Pasolini negli anni, nei mesi che l'hanno avvicinato pure la morte tragica, ritestimonia il senso di questo altro paese dove tutto funziona mentre altrove non funziona niente, mentre altrove c'è l'omicidio del capitale scatenato, che era il PC, no? Lo testimonia quasi un po' come ricordo e nostalgia. In Bologna ricordo e nostalgia vogliono dire anche governo, possibilità. Con l'affermazione della impossibilità di questo progetto si rompe un punto di equilibrio molto importante. Dove porterà Pasolini, erede consapevole fin da adolescente del ruolo della cultura classica e della necessità di civilizzare di chi ha avuto questo portato, promotore di un progetto che mentre teorizza una poetica particolare di sperimentazione, insomma di ricostruzione della lingua, dice è possibile un impegno diretto dell'intellettuale nella regione politica, poi, come dire, il senso invece di un teorema che non dà una soluzione corretta. Pasolini non avrà più, a parte alcuni episodi fuggevoli molto importanti, alcune ambientazioni filmiche, e poi anche un dato curioso, ma che secondo me andrebbe forse più indagato, ma non certo in un intervento su questo tema, che è quello del pensiero, una passione di cui un po' si vergogna alle volte, non si sa perché, per la squadra di calcio, che mantiene tutta la vita, insieme anche a una passione particolare per il Barone dello Scudetto e al suo capitano, ma insomma questo è un altro discorso. Ecco, certamente, ecco, l'elemento di bolognesità poi è perduto. Io penso che averlo perduto con l'affermazione dell'impossibilità sostanzialmente di un rapporto intellettuale riformismo vincente sia un significato che anche questa città deve tenere per sé anche nella storia delle idee di Bologna. Come evolverà poi il pensiero pasoliniano? Adesso non si può dire in 5 minuti, soprattutto non lo posso dire io, ma magari si può procedere per negazioni. Ci sono alcune affermazioni universalmente diffuse circa l'identità, come dire, teorico-politica di Pasolini. Sono per lo più delle sciocchezze, ma è normale che questo avvenga. Purtroppo qualcuna è una grave sciocchezza. Per esempio l'affermazione che Pasolini si fosse schierato per condannare i movimenti di contestazione degli anni 60 e 70, per esempio è una falsità, ha scritto delle frasi su Villa Giulia, peraltro giustissime, a mio avviso, ma in un contesto di bene invece di impegno costante a favore dei diritti di parola, di libertà, di testimonianza, affermato anche con danni personali rilevanti, che tra l'altro erano in parallelo alla sua vicenda di perseguitato dalla legge, dal bigottismo, dalle denunce, insomma questo è un punto che va affermato. Secondo punto, ecco, Pasolini in qualche modo, come dire, dall'impossibilità di un connubio felice tra non so come definirlo, ma insomma gli elementi costitutivi di una sinistra e un'intellettualità critica, arriva al nichilismo, arriva sostanzialmente vicino quasi a una reazione. Ci sono correnti di pensiero, attenzione, che ancora universitariamente hanno poco peso, ma socialmente cominciano ad avere un grande peso, che invece lo fermano. Io per esempio ho avuto l'onore, ma un onore problematico, di essere per un periodo vicino al filosofo Costanzo Preve, un grande genio dimenticato della nostra cultura, ma Costanzo Preve è giunto negli anni finali della sua vita, anche per il rapporto con De Benoit e altri, è giunto a teorizzazioni, secondo me, estremamente negative, richiamandole anche a Pasolini, proprio sul fatto che il rifiuto dell'Occidente, del tempo progressivo, dovesse essere così radicale da giungere al nichilismo e all'affermazione sostanzialmente quasi di quello che potrebbe essere persino un rosso brunismo, no? Io questo lo richiamo non per fare dei corticircuiti immediati tra politica e pensiero, per carità, però per dire che attenzione, che questo campanello sta suonando ed è
uno dei campanelli dell'ora, perché la società così com'è non va, non piace, non attira, non fa egemonia sui giovani intellettuali. Attenzione, perché se si dice che è sbarrata ogni possibilità di cambiamento, poi arriva questo di cambiamento, e cioè il ritorno al passato. Pasolini non era assolutamente convinto della possibilità di un ritorno al passato. In qualche modo, questo è un punto interessante, mantenne sempre perlomeno un'abitudine al marxismo. Ma che cosa gli serviva del marxismo? Lo spiega molto bene. Gli serviva per vedere le contraddizioni che trovava nel corpo, come dire, vile, vissuto della sua esperienzialità, per cercare di leggerle meglio, no? Così, per esempio, perché stare con i contadini era una necessità, come dire, di un'immediata moralità, di una tensione morale. Ma cioè, Marx mi ha insegnato perché sono sfruttati i contadini, e quando troverà altro sottoproletariato abbandonato, no, non da riscattare, ma da, come dire, totale. Certamente la categoria, si capisce dicendo solo queste parole, è quella del personalismo, no? Quindi del semifare, a correnti cristiane, cioè ben note, però utilizzerà le categorie di un'analisi di classe, alle volte semplificata, alle volte mica tanto semplificata, perché Pasolini aveva anche una certa maestria documentabile, insomma, no? Si faceva poi aiutare da Leonetti, da Scaglia su questo piano, ma aveva anche, come dire, un'abitudine anche intensa, no? Diceva: io sono un povero Socrate, so pensare e non filosofare, ma quando pensava, anche se non usava i termini, come dire, del linguaggio settoriale marxista, era quello il riferimento, e lo mantenne tutta la vita. Solo che Pasolini, per stringere, usiamo la sua definizione, credeva nel progresso, non credeva nello sviluppo. Per capire meglio fino a che punto fosse questa condizione radicata, voglio citare da poeta, piccolissimo, la polemica dove lui è stato sconfitto, perché Pasolini lo diceva con orgoglio: Laura vince sempre. In un caso venne sconfitto in una polemica, che è quella con Eugenio Montale, secondo me venne sconfitto. Ma che cosa rimproverò? Un articolo violentissimo a Satura e a Montale, mi pare del 71, secondo me. Gli riproverò di essere un borghese, cioè di essere colui che usa la propria, il proprio acume, la propria capacità discorsiva per negare il tempo al cambiamento, diremmo oggi, si può dire anche rivoluzione, e allora lo diceva, senza dire però, questo input a Montale, che la mancanza del tempo, cioè del futuro e di ogni progresso, anche dell'istituzione, anche del potere, anche della borghesia, e quindi è questo casomai che deve dire la critica che, come dire, non accetta il progressivismo generico, le sorti progressive. Voi capite che l'accusa è molto forte, no? C'è, secondo me, Pasolini, ma ne parliamo un'altra volta, un tema lungo, anche qualcosa proprio di costitutivo. Ma penso che ne fosse anche in parte consapevole, insomma, lui apparteneva a una classe sociale di aristocrazia decaduta, e voi sapete che gli aristocratici decaduti o meno possono piacere i sottoproletari, ma i proletari no, e con la classe operaia fanno molta fatica a commisurarsi, o con quello che è stato nei secoli il soggetto che poteva chiedere di sostituirli direttamente. Certamente questo può essere anche, come dire, un dato che, come Boutard e Magni, fino a un certo punto possiamo richiamare. Ma questa accusa a Montale è significativa. Va rifiutato il borghese, va rifiutato il senso di uno sviluppo lineare, e anzi bisogna produrre, con il mantenimento di tutto quel portato anche morale, di volontà di testimonianza, di lotta, di battaglia ideale e culturale, che è così tipico di Pasolini sempre, il senso della negazione, cioè il senso di essere di fronte a un futuro incerto, non a un futuro di progresso o di reazione, a un futuro incerto per le sorti stesse dell'umanità. Racconta Gianni Scalia una piccola aneddoto, insomma, che una volta, quasi schiacciocando e rifacendo una scena del Bidone di Fellini, si fermarono, insomma, da una
benzinaio, e a un certo momento, finito uno scherzo più o meno simpatico insomma, a questa persona, lui chiese l'età dei figli che erano lì attorno a questo benzinaio, e poi fecero un po' di conti e disse, insomma, dopo il 2000 lei avrà, non mi ricordo più l'età che era, e insomma potrà scorgere che la fine del mondo è vicina. Allora, è un aneddoto, no? Ma nella testa di Pasolini c'era anche questo. Allora, si dice che ha previsto molte cose del nostro sviluppo, diranno gli altri, inutili che lo recitino. Speriamo che non abbia previsto questo, ma certo il senso dell'isola di Pasqua, in cui ogni contraddizione alla fine sega il ramo dell'albero dove stiamo seduti, era certo in lui molto presente. Quello che possiamo dire, insomma, in definitiva, si può dire fare tante cose, l'ha detto anche Bazzotti prima, che vanno riscoperte, ma insomma ci penseranno gli studiosi, è che il senso di quella invocazione agli amici, di sentirsi responsabili, di sapere che non è automatico che altri ripercorrono le nostre stesse possibilità di utilizzo del sapere, è anche quello che ci ha portato vicino e ci ha fatto incontrare persone come Scalia, Paolo Borcone, Laura Betti, e forse se resistiamo qui dobbiamo dire ancora grazie a Pierpaolo Pasolini. L'autenticità con cui hai portato questa testimonianza non pone solo a favore della qualità dell'iniziativa, ma anche del contributo che tu da osservatorio, poetico e critico, vuoi dare a un ripensamento, tutt'altro che ovvio, della figura e dell'opera di questo grandissimo autore che stiamo cercando di considerare, anche in riferimento al suo lavoro cinematografico per ciò che si riferisce a Teorema. Quindi io, procedendo, chiederei adesso di aiutarci a entrare, nel modo che riterrà opportuno, dentro questo aspetto dell'attività di Pierpaolo Pasolini, professor Gualtiero De Santi, che ringrazio per averci raggiunto portando a sua volta la sua testimonianza. Si sente la voce intanto? Sì, c'è questo rumore. Ma voglio partire da una cosa testimoniale, siccome io ho lavorato molto con Borcone, mi sono stato molto vicino, e allora, siccome lui si interessava molto allo sport, al calcio, e come diceva la moglie, lui sapeva una squadretta di Lecce, della provincia di Lecce, se aveva vinto aveva perso, ma io dicevo che io ero austero, lo rimproveravo in qualche modo. E allora una volta mi ha tirato fuori il Bologna, gli ho detto basta con questo sussidiaggio, perché io tengo per il Bologna. Allora lui mi ha detto guarda anche Pierpaolo. Quindi no, fino alla fine Pasolini invece ha sempre sognato del legame con il calcio e del legame con Bologna. E allora io lì, siccome l'ha detto Pasolini, come dire, ho accolto quelle cose, no? Ho accettato quelle cose. Ma adesso diremo di Teorema, no? Io devo dire che rispetto all'intervento di Pasolini, che ha detto tutte cose sagge, che sono vere, l'impegno, eccetera, eccetera, io penso però che il vero Pasolini è il Pasolini apocalittico. Non diciamo nichilista, perché non è nichilista, è apocalittico. È apocalittico. Se lo sembrava non esserlo negli anni 50, però in qualche modo verrà, anche perché se andiamo a vedere Ragazzi di vita, Una vita violenta, Una vita violenta meno, insomma c'è il messaggio del partito, ma è un elemento ideologico sovrapposto da quel punto di vista lì, ma già per esempio la cenere di Gramsci, per dire quello, insomma, diciamo in presenza di un'attitudine che non ripete le cose ovvie anche del progressismo, che
anche nell'apocalissi religiosa, nell'escatologia, come si vede in teorema, ma che lo lascia fare in Marx. Pasolini legge Marx, lo legge in maniera eterodossa, però in maniera anche ortodossa. L'ultimo Marx è apocalittico. Non a caso quando lui, non solo per Salome, già a partire dal teorema, ma già Uccellacci e Uccellini, ma già Poesia in forma di rosa, già negli anni 60, quando lui comincia ad analizzare la società da un altro punto di vista, il richiamo poi se è stato fatto, è stato detto, lui guardava la scuola di Francoforte, poteva essere quello il precedente. Horkheimer, Marcuse un po' meno, ma Horkheimer e Adorno erano marxisti e utilizzavano quell'aspetto marziano laddove Marx descrive l'evoluzione della società proprio nei termini attuali. Voi non immagino che lo sappiate, ma Marx a un certo momento descrive l'evoluzione del capitale in termini razionali sino alla finanza. Descrive anche questo processo della finanza che avrebbe distrutto tutto, il processo di globalizzazione, questo è il capitale, nella fase finale del capitale, il Marx apocalittico è quello. Quindi in un qualche modo, come dire, Pasolini legge, elettore, interprete di una realtà che lui prima o poi si limitava, ma che vede testimoniata, viene anticipata in un qualche modo da Marx. Io, insomma, la forza di Pasolini è quella, a un certo momento, di farci vedere le cose allora, di farci vedere le cose come erano, ma anche ecco, le cose come sono. Secondo me un film come Teorema è un film modernissimo, laddove quello che lui descrive, che dà come avvenuto, allora, è quello che noi abbiamo sotto gli occhi adesso, e poi lo dirò dopo, lo dirò. Cioè, dobbiamo avere la forza, secondo me, non di leggerlo in una chiave progressista comunista, siccome non esiste più il Partito Comunista Italiano, io trovo insomma, che non, Pasolini non può essere utilizzato per il PD. Questo lo dico subito, sappiatelo, cari amici, cari compagni, non è così. Lui sarebbe stato antagonistico totalmente a una roba come il PD, ma comunque sia, lui già lo era al PG da allora. Se non legge le ultime poesie, quelle della Nuova Gioventù, ci sono poesie in cui polemizza con la Vendola, polemizza con tutti coloro che sono teorici delle magnifiche sorti progressive, che non è un caso che ha un precedente nella cultura italiana, Leopardi, c'è l'idea che la società, che il progresso, che la storia proceda sempre verso conquiste ulteriori, così non è, oggi l'abbiamo visto, lo sappiamo, di fronte alla catastrofe mondiale, così non è. E allora il pensiero di Pasolini è un pensiero critico, perché ti costringe a confrontarti con le cose che ti danno anche fastidio, che ti potevano dare anche fastidio. Io allora, nel 1968, quando esce Teorema, ero organicamente legato al Partito Comunista Italiano, ero militante, sappiatelo, perché il professore universitario andava a vendere l'unità, visto che questa è la festa dell'unità, andava in giro, quindi e certe cose di Pasolini mi ferivano, mi colpivano, ma in un qualche modo rimanevo, come dire, problematicamente preso. Allora, intanto alcune cose, io penso che sono venuta a parlare un po' di Teorema, perché questo è il centro, ma alcune cose possono essere dette. Intanto, quando Pasolini comincia a pensare al Teorema, a parte il 66, quando scrive una bozza di tragedia, quando comincia a pensare al Teorema, ancora non è scoppiata in Italia, siamo nel 68, ma non è scoppiata la contestazione politica, la contestazione studentesca e operaia, prima studentesca, poi operaia, poi anti-autoritaria, che comincia in Italia dopo il maggio francese. Dunque Pasolini all'inizio del 60, dunque Pasolini le cose che dice, siccome sia Teorema che Concilio sono i due autentici film del 68, malgrado figurarsi, fa ridere la Cina di Cina, anche Sovversivi, sono tutti film che in un qualche modo non entrano dentro, invece Pasolini con Teorema e con Concilio entra profondamente dentro le cose del 68, ma siccome Teorema all'inizio dell'anno del 68, devo andare a rivedere il mese, ma io mi ricordo perfettamente che all'inizio del 68,
poteva essere febbraio, marzo, fece romanzo. Fece romanzo. E poi nell'agosto, alla mostra di Venezia, dunque lui gira il film tra febbraio più o meno e il periodo successivo, compare il film alla mostra di Venezia, che è la mostra della contestazione, la quale Pasolini non può partecipare. Il film viene presentato contro il suo parere perché lo presenta uno dei produttori, Franco Rossellini, lui era contrario, era la mostra della contestazione, quando per esempio, non so se ricordate, quando Cesare Zavattini, lo dico perché io sono zavattiniano, qui c'è la parola pace, era buttato per terra e lo trascinarono via, non osarono bastonarlo perché la polizia era violenta anche allora, e quindi non osarono perché era Zavattini, era un uomo di una certa età, non si sapeva chi era, e Pasolini era tra i contestatori. Pasolini non volle che il suo film fosse in concorso, tant'è che la giuria, questo lo dico, che era presieduta da Guido Piovene, era il periodo di Luigi Chiarini, che qui c'è un mio amico, lo sa che insegnava Urbino, insegnava e portava degli studenti da Urbino a Venezia, alla mostra del cinema. E Pasolini, no? La giuria avrebbe premiato con un leone d'oro Teorema, ma Pasolini non sarebbe presentato a ritirarlo, e invece premiarono un premio a Laura Bitti, la quale invece è andata a Venezia, come un dono, dico io la conoscevo perfettamente, sono stata amico, mi sono incazzato con lei tante volte perché una donna straordinaria, ma anche proprio rompi scatole, lei però come l'idea conosceva più bene, e l'idea di avere la Coppa Mondo andò a Venezia, ma è curiosa, no? Mentre invece fu a Bologna quando c'erano i giorni della contestazione ai comunisti di Bologna, no? Mi ricordate, lei era qui con tutti i filosofi, i neofilosofi francesi, e lei poi ottenne la Coppa Mondo, naturalmente un'attrice straordinaria, donna di grande intelligenza, anche se non so cosa pensano gli ottocchesi, io l'avrei data a Silvana Mangano. E lei è la vera figura centrale, che è anche molto interessante dirlo, perché in quel caso rappresenta la poesia. Allora, le cose che Pasolini elabora in Teorema precedono la contestazione studentesca, vengono prima. Certo, si nutrono di quegli elementi perché c'era stata la rivolta negli Stati Uniti, a Berkeley, in Germania, c'era la Freie Universite, e poi scoppia il maggio francese, ma appunto il maggio, e soltanto dopo il maggio francese che si scatena la contesta scatena, che finalmente viene fuori, io sono molto positiva, ancora penso molto bene in quei movimenti, che viene fuori la contestazione anti-autoritaria. E le cose che diceva Bazzocchi, che è un straordinario interprete, questo lo voglio dire, insomma, seconda volta che venga a parlare a Bologna di Pasolini, c'è stato un convegno a Rubieri e qui c'era anche lui. E sono vere, ma quello che secondo me non è vero, che Teorema riguarda la crisi della famiglia. Questo non è vero. È vero che c'è il precedente terrore di Pasolini quando interpreta con in tasca di Pellocchio e lo legge nella chiave della inevitabile, inesorabile ipocrisia e volgarità della famiglia borghese, che non può essere altro che quello. Ma, come ha detto tante volte, questo ha fatto la fortuna di Marco Pellocchio, perché c'è stato il famoso libro della Gattanti e Pasolini scrive un saggio memorabile, in qualche modo è vero anche quello, ma in realtà Marco Pellocchio, l'ha detto a un convegno nel quale c'era anch'io, lui era interessato ai meccanismi della mente, cioè il meccanismo della nevrosi che apparteneva alla mente del protagonista, non era il fatto della famiglia, ma comunque questo poteva essere vero dal punto di vista pasoliniano. Ma che cos'è il teorema? Questo lo dice Pasolini. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che abbiamo il romanzo e abbiamo il film. Il romanzo, come dice Pasolini,
anche se scrive più del romanzo, lui scrive con la destra, fa queste esempio, con la destra scrive il romanzo, con la sinistra fresca, cioè in qualche modo, come si vede anche nel romanzo, c'è qui la copia, come si vede anche nel romanzo, Pasolini scrive il romanzo con un effetto, che per esempio dice, ecco la scena, questa scena si può svolgere a in una città Lainate, adesso mi ricordo questo, Lainate, ma anche in un'altra città lombarda. O se lo dice, abbiamo la natura, questa natura, le piante possono essere gemmate, ma potrebbero essere anche tutte secche. Cioè in qualche modo è come quando in appunti per l'Università Africana, lui, insomma in qualche modo lui elabora, nel mentre che elabora un racconto in quest'ultima fase, pensa il racconto come inscenamento e come varie possibilità, per cui dice questa potrebbe essere quando è in Africa, fai piace in Africa, di quel bellissimo testo filico che appunti per una restiera africana, lui dice qui potrebbe aver luogo questa potrebbe essere la tomba di quello, la restiera, questo potrebbe essere il luogo dove vuole essere studiato. Cioè in qualche modo il romanzo si costruisce per possibilità. Questo romanzo, Pasolini lo scrive dall'inizio, è un effetto che procede non anche molto preciso, perché lui è anche molto preciso nelle descrizioni, e procede per descrizioni precise, ma tuttavia ha al suo fondo un elemento misterioso, enigmatico. Un elemento misterioso enigmatico. E qual è l'elemento misterioso enigmatico? Lo dice il titolo, teorema. Allora, il teorema è quell'affermazione che uno scienziato fa e che poi si sviluppa in una dimostrazione. Pasolini dice che qual è il teorema di teorema? Il teorema di teorema è che improvvisamente è l'emergere, è l'arrivo di una trascendenza metafisica in un mondo umano mediocre. In un mondo umano alienato. Allora, questo è l'elemento di base che si dà. E poi che cosa avviene? Ecco, lo sviluppo del teorema dovrebbe essere la definizione di quello che avviene. Quello che avviene, avvengono delle cose, ma quello che avviene non è preciso e segue varie vie, segue varie possibilità. Rientra in una componente di mistero, rientra in una componente determinante. Chi è l'elemento trascendente? L'elemento, allora, dato Pasolini nel momento in cui dice di rompere un elemento trascendente, questo elemento appartiene, questo lo dico prima, anche se secondo me Pasolini è sempre stato anche un po' religioso, è la letteratura escatologica, quella del 200, del 300, quella della mistica, cioè che cosa accadrebbe se tornasse Dio? Che cosa accadrebbe se tornasse Gesù? Che cosa accadrebbe se tornasse il divino, il sacro? Quello che accadrebbe è che non sarebbe riconosciuto. E in effetti l'ospite misterioso, cioè questo personaggio che arriva a un certo momento in una famiglia borghese, nella media borghesia, una famiglia che possiede, che è ricca, che sa Brianza per esempio, no? Che deve un film milanese, intanto, un film milanese, un film lombardo, un teorema. Mentre invece dai di Corello c'era il portico della morte, Bologna, c'era Edipoli, Edipo moderno che era seguito da Nimento che passeggiava nella Bologna moderna, insomma, ma dice adesso un film milanese, il lombardo, ma che cosa accade? Accade che arriva l'autentico, l'ospite misterioso è autentico, arriva un bellissimo ragazzo che improvvisamente arriva in questa famiglia, composta da padre, madre, fratello e sorella, ma aggiungiamo anche la serva. Uso questo termine perché nel libro proprio Pasolini usa le case per descrivere la cameriera, non so, ci diremo questo, ma questa è proprio serva perché è primitiva. Per la cameriera Emilia, la serva Emilia, arriva questo ospite misterioso, arriva misteriosamente e produce costruzioni e produce distruzioni. In chi lui che è autentico produce distruzioni nell'inautentico. L'inautentico, ecco, ma questo è qualcosa di più della crisi della famiglia, l'inautentico è quella famiglia borghese,
perché quella famiglia borghese, padre industriale, la madre signora borghese annoiata, anche nobilitata da questa sua sofferenza, da questa sua noia, la figlia che si pietrifica di una malattia, il figlio impotente nel parto, voglio dire, e loro subiscono dei traumi, perché non è possibile, cioè nel momento in cui arriva l'ospite e l'ospite ha con loro delle congiunzioni carnali al modo evangelico, come descritto nella legge del Vangelo, come quando si parla per esempio del Dio che confederà la donna, o se no come descritto nel libro di Geremia. Di Geremia dice: Signore, tu mi hai posseduto, io sono stato posseduto. Ci sono dei versi che sono citati nel libro, anche in una nota, ma anche nel film in qualche modo. Quando l'ospite arriva, l'ospite che era autentico, perché rappresenta il sacro, nel congiungimento, nel rapporto che ha con questi personaggi, come dire, li destabilizza completamente. Li destabilizza completamente e loro hanno tutti reazioni sbagliate, tranne nell'ottica di Pasolini. Io però su questo poi lo dirò, non so cosa pensa Roberto Tesi, ma io ho un'idea particolare, insomma, tranne la Serra, perché la Serra rappresenta il suo proletariato, non il proletariato. E quali sono le reazioni? Le reazioni sono che la madre diventa linfomane, poi ad un certo momento ha un'evoluzione contemplativa, specie mistica quasi, ma molto nevrotica, il figlio si viene impotente nell'arte, qui c'è anche presente questa polemica, questo astrattismo di Pasolini, perché il figlio fa l'astrattismo e poi non combinando niente, tutte cose insignificanti, c'è il momento in cui orina proprio sul quadro. La figlia è più interessante, la figlia dice lui, dice nel libro, ma io penso anche che il libro, mentre lui lo scriveva, pensava agli attori, non nel caso di Lucia perché non si ravvisa, si ravvaga, ma nel caso della figlia di Sasti, lei parla dell'angolo del burino che sta sotto, parla della testa, come l'attrice, proprio lei, l'attrice di Godard, che era stata anche la moglie di Godard, che aveva interpretato, che l'anno scorso aveva interpretato la cinese, e poi altri figli di Godard e con altri. Lei dice che c'è e ha una testa che pensa, ma con una testa quasi un po' animale, ma dolorosa. Quando lui descrive dolorosa, ma anche un po' pesante, quando descrive questi personaggi, per esempio descrivendo il figlio, Pietro, dice che è come si veste, si comporta come i personaggi, come gli studenti della Zanzara. Ricorderete che la Zanzara era il giornale del famoso liceo Parigi di Milano, che venne censurato perché avevano fatto un'inchiesta sul sesso, questo del 67. E però in qualche modo il Vela è cerio, ha come una tristezza congenita, ma questa tristezza è la tristezza della sua classe, Poi abbiamo il padre, ma suo padre dirò qualcos'altro. Perché questi personaggi non riescono a reagire positivamente e reagiscono in termini apocalittici? Non riescono a reagire positivamente perché sono dei borghesi. Ma sono dei borghesi, aggiungiamo questo, Pasolini lo dice, lo scrive apertamente, sono dei borghesi, di quella borghesia che ha reciso i legami col passato, di quella borghesia che ha rotto le relazioni che c'erano nella storia italiana tra un paese agricolo dove c'erano i valori, dove sostanzialmente stare a teorema il valore del sacro, era la determinazione del sacro, e invece la nuova civiltà del progresso, che ha cancellato l'autentico, il sacro, il nome, pensate come è attuale questa cosa che dice Pasolini, il nome dei soldi, del capitale e del benessere materiale, questa borghesia già allora ha avuto un'evoluzione tale di questo tipo che ha di fatto, come dire, cancellato tutto il resto, che ha cancellato non solo il movimento, ha cancellato il movimento operaio, ha cancellato totalmente il movimento operaio, proletario. Come
Pasolini pensava che fossero integrati, non è vero. I proletari, in nome del benessere materiale, la precarietà, che l'avessero tutto, no? Ma hanno abbandonato tutto, insomma, no? Sono persino berlusconiani, per dire oggi, se vogliamo ragionare in questi termini. E questo tipo, e questo fenomeno che oggi noi abbiamo sotto gli occhi in tutto il mondo, del potere borghese, della borghesia, chiamatela come volete, i capitali finanziari, le finanze, eccetera, 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 è quella che domina completamente, avendo cancellato tutto il resto. Pensate alle vicende italiane, pensate a come il vostro governo, non so se il vostro, non la prendete come offesa, ha cancellato tutti i diritti degli operai completamente. Sono licenziabili in nome di presupposti che sono quelli della borghesia di Marchionne e di tutti i capitalisti, quelle robe così. Da questo punto di vista, no, ma non lo dico politicamente, pensate come è vera questa cosa, come oggi è vera. Adesso, al di là del governo Renzi, che la si pensa che è, insomma, al di là di questo, ma pensate come è vero a livello mondiale, quando si dice che Pasolini, ma Pasolini non era un visionario, era uno che aveva studiato, e naturalmente studiava Marx, anche, non solo Marx, non lo studiava al modo in cui lo leggevano allora, come dire, quelli dell'Istituto Gramsci, lo dico perché erano letture terribili quelli di quei filosofi, di quei rappresentanti dell'Istituto Gramsci, che oggi è degenerato completamente. Pasolini, come dire, seguendo una certa linea, applicando le regole, quali sono le regole? Le regole sono che tu analizzi un testo, analizzi una cosa e lo vedi attraversato dal potere. Questo oggi non viene più fatto, non viene più fatto, lo fanno alcuni, ma ogni testo è attraversato dal potere. Queste cose poi gli studi postcoloniali, gli studi di calcio da Stati si hanno riprese da questo punto di vista. Allora lui in un qualche modo vede già la cosa come compiuta. Non è vero, come dice il professor Lazzocchi, che ci sarà un'evoluzione. Non ci sarà un'evoluzione. Il padre, che questi è il personaggio migliore forse, il padre a un certo momento, Paolo, che passa attraverso una malattia terribile, e un po' avviene in lui quello che avviene, non so se abbiate letto Ivan Illich, che qui c'è il libro, lo legge, il padre a un certo momento attraverso questa malattia in un qualche modo muta, sì, e poi soprattutto ha questo rapporto straordinario con l'ospite misterioso, e lui a un certo momento regala la fabbrica di operai e poi si spoglia completamente alla stazione di Milano, si spoglia tutto nudo e lì prende e va in un deserto, ma è un deserto di questi del Medio Oriente, già anche negli altri personaggi il rito del deserto naturalmente c'è, ma pensare non solo il film dichiara all'inizio che questa cosa è impossibile, poi dirò com'è l'inizio del film, non il romanzo non c'è, ma solo le dichiara, ma Pasolini dichiara proprio che quello del padre non è un dono ma è un abbandono. E comunque l'idea, anche nobile in questo caso, di trasformare tutti i proletari in borghesi, che è il tema del film, è, non sortisce effetti, perché realmente nel film non si deve riconoscere, ma all'inizio del film, del bellissimo film, che è un capolavoro, c'è Cesare Garboli, che era un famoso saggista, molto amico di Pasolini, amico del suo ministro. Perché lui ha parlato. Adesso no, ma finisco, c'è che intervista degli operai fuori da una fabbrica, Cesare Cavoli, e lui dice: ma cosa pensate del vostro padrone? Dice: ma vi dà la fabbrica, ma pensate che vi trasformerà tutti i borghesi? E per un verso un operaio dice: no, non è possibile. E questo nella sceneggiatura si legge, e nel film, e altri sono un po' reticenti da questo punto di vista, sono un po' reticenti.
dicendo, Luther King legge questa situazione in una maniera apocalittica, cioè se interviene il divino, se interviene il sacro crea dei disastri, non li crea nella serra, che è una sottoproletaria primitiva che reagisce in modo magro. Adesso scusa, non dico niente, voglio aggiungere però una cosa, che anche questa è una cosa fondamentale. Qual è il linguaggio? Il teorema è un film di scarso linguaggio, è un film di gesti, è un film di antropologie. Per esempio Pasolini sostiene che queste lacerazioni non sono dette dei personaggi, a parte il loro agire, ma sono come intime, interne in loro stessi, sono degli elementi di tipo sociologico e antropologico che a un certo momento scendono dentro la loro intimità, e questa loro intimità rivela naturalmente queste cose. Come agisce il nostro, che qualcuno ha detto essere Dio, essere il messaggero di Dio? Uno studioso francese ha detto che si trattava dell'etica pasoliniana. Lui usa un linguaggio, lui è un personaggio che compone il corpo e l'anima, com'è nel Vangelo, com'è nella Bibbia, che compone il corpo e l'anima. Dunque usa nella prima parte un linguaggio semiologico-erotico, e dunque questa componente, che però è una componente di recupero del sacro, non pornografica, è una componente di recupero del sacro. Questo è l'elemento con cui si cerca di vitalizzare i personaggi, che però ne escono totalmente distrutti. E del resto la sopravvivenza del corpo, l'entità del corpo, è una cosa fondamentale che già Pasolini e anche Elsa Morante, anche un certo Morale, anche Sandro Penna, avevano messo in evidenza, cioè anche i bambini del mio organismo, il corpo è quella cosa che sopravvive, che resiste. Poi Pasolini la teorizzerà anche nei nudi di Camerone, eccetera, finché sa bene che sono commercializzati. Poi nella seconda parte il linguaggio diventa mistico, ma in chiaro apocalittica. Questo elemento erotico è una cosa molto importante, dice molto scopore, questo è inutile dirlo, tra l'altro questo forse non lo si saprà, ma è la prima volta che al cinema si vede un uomo nudo. Terestin, quando un figlio lo scopre nel letto, mi compare nudo, è la prima volta che nel cinema internazionale si vede un uomo totalmente nudo. Quindi l'uso anche dell'eros come linguaggio mistico, come linguaggio vivificante, è una cosa molto importante, che però in qualche modo non riesce a determinare quello che poi accade è il fatto che, almeno secondo me, che il teorema inaugura, ma già la stiamo facendo Cenacio Cellini in precedenza e altre opere, inaugura la fase apocalittica di Pasolini, cioè oramai tutto è compiuto. Tuttavia questi personaggi che pensano di rimpiazzare tutto, in realtà loro non hanno soluzioni, se non soluzioni disperate e nevrotiche, soluzioni di non coscienza e di non consapevolezza. Questo è l'elemento progressivo di teorema, se vogliamo. Questo è l'elemento progressivo, perché non verrà nessuna soluzione da quei personaggi. Pasolini poi, in qualche modo, un po' inconsultamente, pensa che la risposta sia quella di Emilia, cioè la serva che torna al paese sotto Milano e poi a un certo momento mangia l'erba, poi si solleva in alto misticamente e poi viene sepolta, si lascia seppellire, e chi la seppellisce è una donna che è la madre di Pasolini. A significare questa congiunzione tra l'elemento religioso primario, che però è pre-borghese, e l'elemento materno. E forse questi sono gli stimoli positivi di teorema che restano tra di me. Grazie al professor Gualtiero De Sanni, che mi ha fatto un'ulteriore sorpresa con questo approfondito esame e ricordo del film, la sua contestualizzazione e anche i riferimenti a un Pasolini inserito nel,
la circolazione delle idee del mondo, dalla scuola di Francoforte al Marx, che ha avuto il presagio di ciò che sarebbe andato oltre la descrizione del capitalismo del suo tempo. Una precisazione nel senso che la politica nella quale crediamo la politica nella quale crediamo non teme le critiche, anzi se giunto, quindi lei ha fatto benissimo a rivolgerle, è il dibattito va nella direzione in cui il dibattito è che non sa andare. Perché lo dico, perché avete bisogno di sentire certe cose. No, sto dicendo che va bene. Ecco, adesso mi rivolgerei al dottor Roberto Chiesi perché possa aiutarci, se crede, anche a fare un po' di racconto di questa storia del fondo, dall'acquisizione alla condizione attuale, al progetto che la Cineteca ne ha per il futuro. Sì, beh, il centro studi archivio per Paolo Pasolini è stato appunto istituito proprio da Laura Betti qui a Bologna presso la Cineteca. Ha scelto la Cineteca Laura Betti perché così è nella deontologia della Cineteca l'abitudine, l'identità, cioè di conservare esattamente come sono senza smembrarli, senza manipolarli, senza alterarne la natura. Quindi credo che questa sia stata la ragione pratica della. Poi c'era una ragione sentimentale dovuta al fatto che appunto Laura Betti era già da anni che progettava di portare l'archivio a Bologna, perché Pasolini era di Bologna e perché lei stessa era nata a Casalecchio, quindi era bolognese. Trombetti esatto, era della famiglia del famoso glottologo. E quindi sì, sono ormai 11 anni che il centro studi è a Bologna ed è in realtà un archivio un po' particolare, perché non si tratta dell'archivio privato di Pasolini, cioè non ci sono i suoi dattiloscritti, i suoi manoscritti, ce ne sono alcuni cinematografici, però è soprattutto una grande raccolta bibliografica di documenti, di fotografie, di registrazioni audio, di filmati anche, che la Betti ha proprio raccolto dopo la morte di Pasolini, quindi è interamente un archivio postumo. Ecco, noi abbiamo così umilmente cercato di continuare il lavoro della Betti, continuando le ricerche, integrando i documenti, gli audiovisivi, le fotografie che potevamo trovare, perché ancora si trovano dei documenti presso archivi privati o presso più privati, dato che Pasolini era un personaggio, come sappiamo, pubblico e che occupava vari ambiti, attraversava vari ambiti dell'industria culturale del suo tempo, e naturalmente per questo autunno organizzeremo una serie di manifestazioni da ottobre fino a gennaio dell'anno prossimo. Adesso io non posso svelare il riservo, ma mi limiterò a dire che ci sarà una retrospettiva integrale del cinema di Pasolini, una mostra espositiva, e ci sarà una serie di incontri e ci sarà anche l'uscita in sala, prima visione di un suo film, proprio in sala, in prima visione, in una versione restaurata. Quindi ecco, questi sono alcuni degli eventi che ci saranno. Ecco, mi sembra significativo che quest'anno sia stato proprio il Ministero a volere che una parte delle iniziative su Pasolini fossero direttamente finanziate dal Ministero della Cultura, cioè che venisse creata una commissione che questo poi con l'intento non di celebrare Pasolini, perché celebrare Pasolini è una specie di contraddizione in termini, cioè significa automaticamente falsarlo, automaticamente normalizzarlo, no? Invece adesso speriamo naturalmente che si sfugga ogni aspetto celebrativo e si vada invece alla ricerca di
cioè si valorizzino, si evidenzino, si mostrino, vengono sviscerati quelli che sono tanti aspetti anche profondamente problematici del pensiero di Pasolini, perché ci sono vari aspetti della sua opera che ancora oggi non è facile accettare, con cui bisogna misurarsi, con cui è disagevole misurarsi. Ecco, invece per venire a Teorema c'è un elemento di originalità innanzitutto nuovo nel film e nel romanzo e nel film rispetto all'opera di Pasolini, e cioè che per la prima volta Pasolini colloca, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, colloca la narrazione, colloca il racconto nel mondo borghese. Teorema romanzo e teorema film sono interamente calati in questo mondo, anche se si concludono poi entrambi con una serie di scene dove viene raffigurato, viene evocato il mondo contadino. Ecco, questa è una novità significativa, perché come sappiamo, come credo sapete tutti, Pasolini veramente non solo detestava il mondo borghese, detestava proprio la fisicità borghese, c'è quella frase celebre, i borghesi hanno un corpo maledetto, no? Molto così, ma non era proprio ispirato, cioè era un mondo, un universo, un tipo di un'identità di classe. Adesso sono tutte parole che non si usano più, sono parole archeologiche ormai queste, no? che io recupero così dalla polvere dei decenni, ma che all'epoca avevano un significato, perché veramente distinguevano, identificavano un individuo da un altro. Ecco, è significativo questo che Pasolini abbia realizzato nel 68, prima pensandolo come una tragedia per il teatro, ma non si è poi mai trovato, in realtà non si è ancora trovata la bozza, l'abbozzo, perché lui scrisse una bozza di quella che doveva essere una tragedia per il teatro, Teorema, ma non l'ha mai finita, perché ha preferito invece concepirlo proprio in forma narrativa e in forma di film. Ecco, in forma narrativa, in realtà Teorema è poi un romanzo molto particolare, perché è un romanzo che, come è stato detto prima da De Santi, continuamente contiene in se stesso dei possibili narrativi, delle ipotesi narrative, ma non solo, poi anche una forma estremamente scarnificata, e poi contiene soprattutto delle parti liriche, delle parti in poesia proprio, che sono assenti nel film. Ecco, c'è tutta un'evocazione del passato della figlia, di una sorta di passato mitico della famiglia e della figlia, che è fortemente visionaria, che appartiene a quella vena proprio visionaria anche della poesia di Pasolini. E ecco, tutta questa parte voi la trovate esclusivamente nel romanzo, cioè il romanzo, voglio dire, evoca determinate immagini, ci sono nel romanzo delle immagini che non ci sono nel film, e ci sono delle immagini nel film di cui non c'è la descrizione nel romanzo. Questo, ecco, come diceva prima Bazzocchi, della differenza fra le due forme. C'è per esempio la parola dell'ospite, il giovane Dio che sconvolge questa famiglia. Nel film non apre praticamente bocca, dice pochissime parole insignificanti, invece nel romanzo ha un lungo monologo in cui rende esplicita una sintonia con la serva, con Emilia, che invece nel film rimane un aspetto completamente ellittico, cioè è assolutamente affidato allo spettatore immaginare questa reale sintonia fra il visitatore e la serva, perché non c'è nulla di esplicito nel film in questo senso.
Comunque ecco, Pasolini quindi, come dicevo, cala la narrazione di entrambe le opere in un mondo che odia, perché ne mostra la dissoluzione, cioè questa è la condizione per essere entrato, per avere raccontato questi personaggi, questa famiglia, per averne descritto i rituali, per averne mostrate le fisionomie. Ecco, la condizione è quella di io direi proprio di una utopia, perché in fondo Teorema, ancorché apocalittico, è comunque l'opera che nasce sotto il segno di un'utopia, e l'utopia è appunto quella di una dissoluzione della borghesia e di una sua metamorfosi. Ecco, una metamorfosi che passa attraverso poi una rivelazione a cui Pasolini attribuisce un carattere assolutamente sacro, ma questa rivelazione è in realtà il sesso, è in realtà la sessualità, è in realtà l'erotismo, un erotismo che sia nel romanzo che nel film è però sempre fuori campo, è sempre ellittico, non è mai mostrato, tranne che all'inizio nel rapporto con Emilia, con la domestica, che si abbassa le mutandine prima di essere posseduta dall'ospite. Quindi noi vediamo questo atto di sottomissione da parte della donna nei confronti del Dio. Ecco, in realtà è interamente, il romanzo e il film sono interamente sotto il segno della sessualità come fenomeno che sconvolge in maniera talmente violenta, talmente irresistibile l'identità, tutto quello che è la normalità degli individui borghesi di tutte le generazioni che vengono investiti da questa scoperta, che è una sessualità che è poi sia eterosessuale che omosessuale, perché i due membri maschili della famiglia scoprono, incontrando e vedendo posseduti dall'ospite, la loro omosessualità, che ignoravano completamente. Ecco, tutto questo, però, a tutto questo Pasolini dà da un lato il carattere di una scoperta devastante di una parte oscura nascosta dentro di sé, quindi i borghesi che vivono una vita falsa, che vivono una falsa idea di se stessi, che in realtà non è, è sprovvista di una effettiva coscienza della propria realtà effettiva, scoprono la loro realtà più profonda attraverso il sesso, attraverso un'esperienza sessuale, eterosessuale e omosessuale. Però ecco, è significativo il fatto che in tutti i casi questa sessualità, questa scoperta della sessualità, si accompagni alla degradazione, cioè tutti i personaggi nel momento in cui vivono l'esperienza sessuale, questo Pasolini lo dice proprio, usa anche questa parola proprio, no? Passano attraverso una degradazione, e quindi sta in realtà una delle chiavi di quella che era la poetica di Pasolini, cioè quella di trovare il sublime, trovare veramente la sacralità, quindi i valori più alti, nel basso, nel fango, nella degradazione, perché anche il padre, quando è alla stazione, prima di spogliarsi completamente degli abiti e prima poi di apparire in questo finale onirico, terribile, disperante, nel deserto in cui corre completamente nudo, e in cui prefigura in sostanza poi l'episodio arcaico di Porcile, cioè i cannibali che vagano nel deserto. Ecco, il padre vede un ragazzo alla stazione ed è tentato di avere con lui un rapporto omosessuale, e il fatto di spogliarsi è una reazione direttamente legata a questo scambio di sguardi, a questa umiliazione che avverte il padre nel desiderio irresistibile che lo prende per il ragazzo che incontra alla stazione. Questo padre, il padre di Teorema, è naturalmente da porre poi in,
in stretto legame da leggere proprio alla luce del padre di Affavurazione, cioè della tragedia che Pasolini ha scritto proprio nello stesso periodo in cui concepisce Teorema. E anche qui si tratta di una conoscenza di sé che significa sprofondamento nell'oscurità, nelle pulsioni più inconfessabili, più degradanti, anche perché nel caso di Affavurazione si tratta di un padre che vuole assistere al rapporto sessuale del figlio, vuole addirittura intervenire nella sessualità del figlio, quindi si tratta proprio del far cadere veramente quello che è un tabù tra i più basilari, no? della nostra vita sociale. Ecco, l'utopia quindi di Teorema si realizza poi come è stato detto soprattutto nella metamorfosi di Emilia, della serva, che è l'unica a invece reagire alla scoperta di sé attraverso la sessualità con un ritorno alle origini, quindi con un ritorno alla sua reale e più profonda e più autentica identità, che è quella della campagna, che è quella del mondo contadino. Ed è in questo mondo contadino che Emilia diventerà una sorta di santa matta, che è in grado addirittura di fare miracoli, quindi che ha anche un potere salvifico, ma questo potere è anche la sua dannazione, perché Emilia comunque non è che ritornando nel mondo contadino ritorna ad essere una contadina come gli altri, è separata, è esclusa, è diversa, cioè le sue stesse doti taumaturgiche di appunto di santa matta la comunque condannano a una forma di diversità assoluta e la condannano anche, si condanna da sola al sacrificio di sé, il sacrificio di farsi seppellire viva in una delle sequenze conclusive che è stata appunto evocata prima, che però, ecco, dove però se andiamo alla sua voce e sentiamo che le lacrime che escono dagli occhi, soltanto gli occhi sono rimasti fuori, la donna è completamente autosepolta, è completamente immersa nella terra, però dice, la sua voce ancora da sottoterra dice che queste sono lacrime di gioia in realtà, perché sono le lacrime di una rinascita. Quindi evidentemente Pasolini adotta un linguaggio visionario in realtà, no? un linguaggio metaforico per alludere a una parigenesi che comunque deve passare attraverso un sacrificio estremo e che anche in questo caso deve passare attraverso deve trovare i valori più alti, i valori sacrali nella degradazione di un'autosepoltura, nella degradazione di un annullamento totale di sé. Grazie. Meglio di rivederlo. Chiederei adesso gentilmente a Piero Mione di dover completare il quadro con il tema musicale del Requiem, così concludiamo la nostra serata. In effetti è con parsimonia che il film ricorre alla musica di Mozart, al Requiem, e credo che per provare a capire questa presenza intanto bisognerebbe avere delle conoscenze che io come storico della musica non ho, probabilmente nel corso della sua vita, nei suoi epistolari e così via, Pasolini ha anche motivato questa scelta, e quello è che di Requiem ce ne tanti, quindi è abbastanza curioso, abbastanza interessante vedere un po' questa storia della Requiem, in particolare la genesi del Requiem di Mozart, e provare soltanto a capire come mai in questo contesto Pasolini abbia scelto Mozart. In realtà si usa a dire Requiem di Mozart, ma non è mica vero, perlomeno non è vero del tutto. È un lavoro piuttosto abbondante dal punto di vista musicale, che di Mozart
comprende molti sottopezzi, come dire, si comincia con l'introito, poi c'è il Kyrie, poi c'è la lunga sequenza divisa in sei parti, poi c'è l'offertorio, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei, Communio finale, quindi sono molte parti, alcune di queste sono a loro volta suddivise in altre parti. Assolutamente, totalmente mozartiano c'è soltanto il primo pezzo, quello che in effetti si sente più frequentemente e che probabilmente è più bello. Per cercare di capire perché la condizione sia questa, credo che possa essere utile riandare agli ultimi momenti della vita di Mozart. Mozart era nato nel 1756 e sarebbe mancato 35enne nel 91. Proprio nel 91, un anno abbastanza felice della sua vita, nel senso che stava recuperando da certi disagi che aveva patito, Mozart compone e rappresenta due opere teatrali, La clemenza di Tito e Il flauto magico, che tra l'altro andrà in scena al comunale tra qualche settimana. Compone anche dei concerti, compone della musica sacra, un testo brevissimo di musica sacra, Ave Verum Corpus, che è una bellezza sconvolgente, anche se dura pochi minuti. E dalla biografia che possiamo conoscere, in maniera piuttosto confusa, risulta che quell'estate del 91 Mozart abbia ricevuto una strana visita, la visita di un tale, un certo Conte Valsegg, il quale era abbastanza abbiente, amava la musica, ne componeva anche lui di musica e però ogni tanto ne comperava. E quindi, essendogli mancata da qualche tempo la mogliettina, pensò di comperare un requiem da far eseguire quando gli sarebbe fatto comodo nel giro di qualche tempo. Non era lui che si presentò direttamente a Mozart, mandò un emissario il quale disse: ti darò questi danari, tu comporrai questo requiem, e i danari non erano nemmeno pochi, e però non devi né ritenere che questo sia lavoro tuo né indagare mai chi sia la persona che te lo commissiona. Tutto ciò oggi ci sembra davvero assurdo, ma non era assurdo allora. La musica su commissione, anche abbastanza segreta, effettivamente era piuttosto frequente. Sta di fatto che Mozart si mette a comporre questo lavoro disponendo di un testo plurisecolare, tempo permettendo, dopo qualcosa posso provare a riassumere su queste parole importanti del Requiem. Ma poi Mozart muore, il 5 dicembre dello stesso anno Mozart muore. L'opera rimane vistosamente incompiuta. A questo punto l'unica via per cercare di capire cosa possa essere successo sono le memorie, ma non della moglie, la vedova Costanza Weber, bensì del secondo marito di Costanza. Molto tempo dopo, qualche tempo dopo, questa donna si sposò di nuovo e capitò che il secondo marito fosse più affezionato al primo marito che non lei stessa, e quindi le chiedesse ripetutamente notizie di Mozart, ben sapendo chi fosse il personaggio. Lei alcune cose, ma parecchie cose disse, alcune sicure e verificabili, altre no, perché disse quello che le pareva, quello che le faceva comodo, e lei stessa dopo tanto tempo si ricordava anche il giusto, per così dire. Quello che tutto sommato noi sappiamo dalle memorie che vi sto citando è che Mozart morì mentre ancora componeva questo lavoro. Ultimamente si è invece scoperto che probabilmente Mozart aveva smesso già da un bel po' di tempo. Se avesse voluto comporre l'opera, del tutto ce l'avrebbe fatta. A un certo punto si era stancato, le ragioni possono essere tante, era pieno di commissioni, aveva molti lavori da fare, probabilmente si stava anche un po' seccando del fatto che dalla sua mente uscisse una musica effettivamente di tanto valore, destinata forse all'anonimato. Questa ipotesi è stata un po' confortata da una lettera moltissimo tempo dopo da un certo oboista che ne aveva avuto notizia a pari. Non è molto importante questo. L'importante è che Mozart compose per il suo pugno, soli, coro e orchestra, soltanto questa parte iniziale, l'introito, che dice appunto Requiem aeternam. Per fortuna poi allora la commissione
viaggiavano con determinati criteri, nel senso che si poteva anche qualche parte non ancora comporla assolutamente, ma qualche parte comporla parzialmente. Fino a un certo punto, fino all'ottava battuta della Grimosa, che è l'ultima parte della sequenza, noi sappiamo che Mozart compose quelle che si chiamavano allora particelle. Particelle voleva dire che in un ambito musicale dove c'è una parte importante che è la melodia, quella che tutti recepiamo quando ascoltiamo qualunque musica, ma c'è anche tutto il resto, l'orchestra, gli altri strumenti, le altre voci e così via, in questo caso Mozart si era limitato a scrivere la melodia e per quanto riguarda tutto il resto, che spesso è piuttosto corposo, aveva lasciato dei suggerimenti, tipo qui vorrei il violino, qui vorrei i corni, con soltanto una nota per volta, e tu potete immaginare come in musica una nota da sola nell'accompagnamento non abbia senso, bisogna che una nota diventi un accordo, diventi qualcos'altro, l'avrebbe fatto se fosse vissuto, se avesse voluto. Il fatto è che questa vedovella, quando il marito morì, capì che se non consegnava il requiem intero, quei soldini non sarebbero mica arrivati. E allora consultò alcuni fedeli allievi del maestro, i quali accettarono di finire l'opera. E quindi dove c'erano queste particelle, come vi dicevo, gli allievi, in particolare c'è Lucius Meyer, che era allievo molto devoto e anche abbastanza dotato, lì intervennero e completarono l'opera. Certo, nella quasi seconda metà, Sanctus, Benedictus, come vi dicevo, Agnus Dei e Communio, in queste parti non c'era assolutamente nulla di mozartiano. Schmeier allora qualcosa inventò, ma con una certa sagacia cercò di recuperare frammenti mozartiani delle parti precedenti e riuscì a comporre qualche cosa che sicuramente dal punto di vista estetico è imparagonabile con il resto, però che la critica più avveduta considera una specie di falso d'autore, cioè qualche cosa che non è d'autore, ahimè lo sappiamo, era stato costruito con una tale devozione, una tale conoscenza del messaggio di Mozart e così via, che tutto sommato una sua credibilità ce l'ha. Quando noi oggi ascoltiamo questo lavoro, possiamo anche essere sorpresi del fatto che lo sto raccontando, che sicuramente fate sapete, che quasi metà della composizione di Mozart, ma credo che questo ci possa aiutare, almeno in parte, a capire, perlomeno a ipotizzare, poi bisognerà che ci siano, come dire, i conoscitori dell'epistolario di Pasolini per farmi capire a fondo questo fenomeno, perché appunto la scelta si è caduta in questo contesto. Uno dei più grandi compositori del Novecento italiano era Luciano Berio. Luciano Berio ha composto una musica che si chiama Requies, quindi non il requiem accusativo in latino, ma un requies nominativo. Ve lo cito perché evidentemente questa preghiera ha avuto una storia sterminata. Una delle più grandi composizioni importanti sul requiem è il requiem, il war requiem, il requiem di guerra, di Benjamin Britten, un grandissimo compositore inglese, il quale ha composto cose enorme, rispettando regolarmente tutte le parti tradizionali del requiem in latino, inframmezzandole con delle poesie terribili, peraltro terribili come messaggio, voglio dire, di un poeta inglese, Owen, che aveva combattuto poco più per vent'anni durante la prima guerra mondiale ed era morto in guerra. Voglio dire che si può prendere un requiem medievale rinascimentale che dura un quarto d'ora, si può prendere il war requiem di Britten che non finisce mai. In realtà quando si dice requiem in latino si allude primariamente a una preghiera brevissima, è un termine di forza che tutti conosciamo, volenti o nolenti, sia in latino che in italiano, che risalirebbe per adilità un Vangelo apocrifo. Quando ci si accorse che il Vangelo era apocrifo, però la preghiera era talmente entrata nell'uso che la si conservò. Però come preghiera a sé è un conto. Di fatto esisteva,
assolutamente ineliminabili come testo, che si dica Kyrie eleison o Signore pietà, come usa adesso il Concilio Vaticano II, non cambia nulla. Kyrie, questo è. Quindi la messa ha delle parti fisse, che devono esserci tutte le messe, ma queste parti si alternano a parti invece che caratterizzano le singole messe. La messa da Requiem, che si chiama anche messa pro defunctis, messa di Requiem, messa da Requiem e così via, deve cominciare con queste parole, Requiem eterna. Se vi capitasse di ascoltare la messa di Natale, chiaro, si può immaginare un introito che comincia così. L'introito, il primo pezzo della messa di Natale, dice pure Natus Est, la messa di Pasqua dirà Resurrexi e così via. Quindi dovete proprio immaginare questa alternanza di parti regolamentari come testo, ineliminabili, basta che mangi, basta che manchi il chiedo il comunio, la messa salta, smette di avere una valenza liturgica, si intende. Vuoi già sentire qualcosa? Sì. Allora vediamo. Ah, ma siamo chiuso, io non so niente. Si era detto che si poteva sopportare. Il fatto è che, lo sappiamo,
la mano di Mozart finisce soltanto all'ottava battuta, ma in 8 battute Mozart riesce a impostare questo lavoro. Questo Requiem di Mozart è datato all'anno della morte, 1791, e secondo la critica ha questa funzione. Ha una funzione speciale, nel senso che può essere considerato una specie di crinale, di punto di arrivo e anche di punto di partenza tra due concezioni diverse, non tanto del Requiem in sé, quanto della musica in genere. Fino a quel momento, il discorso ci porterebbe lontano, non possiamo ora farlo, ma fino a quel momento la musica, fino a metà Settecento, quando comincia a nascere il concetto di estetica musicale, potremmo dire, generalizzando molto, che la musica era un po' tutto uguale. L'idea dell'ispirazione personale, l'idea della comunicazione sentimentale, tutto ciò mancava. È un'idea molto romantica questa, per cui la musica è esplosiva, comunicativa, memorabile, proprio come un possesso eterno, come dire. Per cui tutti i requiem che c'erano prima erano dei meravigliosi dal punto di vista strettamente tecnico, grande polifonia, perfezione delle parti, assoluto rispetto della liturgia, era tutto materiale nato per la liturgia, perché dovesse essere un ornamento del rito. Non c'era assolutamente l'idea che noi abbiamo oggi del concerto, andiamo ad ascoltare questa cosa perché è bella, perché ci piace, perché la conosciamo. Era in funzione del rito, quindi aveva un po' questo dovere di assoluta astrattezza. Le cose cambiano nel tardo Settecento, nel primo Ottocento. Basterebbe che ascoltassimo il Requiem di Verdi, composto in memoria di Manzoni, per vedere tutt'altra cosa. È un personalismo, una drammaticità sconvolgente addirittura, qualcosa di assolutamente moderno, romantico, apocalittico, tutto quello che vogliamo, con un'orchestra molto forte, molto potente, con una prevalenza del modo minore, con un piede pessimistico che è veramente atto, come dire, a quasi a sconvolgerci. Io mi pongo questo problema, credo Pasolini amasse molto la musica, perché ha scelto non il Requiem, non so, del 5-600 polifonico, così bello, astratto, come vi dicevo, perché non ha scelto quello di Verdi, che è una bellezza incredibile, ma c'è il Dolces Requiem di Brahms, che è splendido, abbiamo dei Requiem anche di compositori italiani, di notevole elevatore dell'epoca. È possibile che in questo lavoro lui abbia proprio visto quel crinale che provava a dirvi prima, un'opera che è ancora molto liturgica, cioè abbastanza, anzi molto astratta per certi aspetti, molto simmetrica, molto composta, insomma un'opera classica, però un po' venata di questi elementi di sensibilità, di modernità, venata direi quanto basta. Credo, ma qui magari posso essere anche facilmente contraddetto per chi se ne intende, che tutto ciò si possa anche un po' paragonare alla scelta del personaggio principale, che è stato detto personaggio angelico. Io non intendo di tutto ciò, però lo vedo anche un pochettino demoniaco, il personaggio dell'angelo. Lo vedo a volte apollino, a volte dionisiaco. Ecco, in questo personaggio così astratto, così misterioso, anche sebbene si sia parlato prima, è evidente che ci siano questi rapporti fisici con tutti i personaggi, mi sembra che sia una figura maschile, quella di Terence Stamp, posso dire femminata, ma insomma quasi fedica, ecco, cioè di un uomo quasi ancora adolescente, che non dà l'idea dell'uomo, come dire, fisicamente maturo. Oggi forse un regista più volgare avrebbe preso un atleta a fare questo personaggio, non un personaggio di questo genere. Mi piace immaginare che la scelta di questo, l'idea di questo personaggio e la scelta dell'attore possa essere parallela a quella di una musica che ha questa caratteristica, quando vuole già abbastanza sensibile e affettuosa, ma in fondo anche molto, molto astratta e molto all'antica, direi. Credo che mai avrebbe deciso di optare per Verdi, che sicuramente conosceva. Grazie. Grazie.
persona migliore anche come me, fa piacere apprendere questo carattere apocrifo del Requiem mozartiano, completato dagli allievi, che costituisce anche una notizia, qualcosa di significativo che ci offre la serata completamente dei contributi che ci hanno portato insieme al maestro Davide Ferrari, il dottor Roberto Chiesi e il professor Gualtiero De Sarà. Non credo che ci sia molto tempo se non per aggiungere una piccola considerazione che è la seguente. Rema, Pasolini, Bologna, 40 anni, prossimo 2 novembre, il programma della Cineteca e probabilmente anche sulla base dell'impegno che è stato ricordato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un rilievo che potrà avere per il Paese il fare memoria dell'opera pasoliniana. Ecco, la cosa sulla quale proporrei di congedarci è questa, insomma, sembra di rivolgere il pensiero all'indietro, in realtà meriterebbe di essere rivolto in avanti, cioè in presenza di una figura che è molto nuova, una figura da scoprire e che ci impegna. Prima c'è un passaggio che non mi è dispiaciuto, sono stati tutti contributi di grande spessore, di grande qualità. Non mi è dispiaciuto quel cenno che ha fatto il dottor Chiesi quando ha detto c'è qualcosa comunque di sfidante, no? Ecco, c'è qualcosa di sfidante in Pasolini e c'è qualcosa che ci richiama a un impegno a comprenderne il valore, facendo i conti anche con aspetti problematici del suo messaggio. E con questo impegno, secondo me, possiamo congedarci sapendo che potremo ulteriormente tornarci. Mi auguro che la Casa dei Pensieri, in vista della festa che si tiene ad agosto e che Davide insieme ai collaboratori per la Casa dei Pensieri cercheranno di ordinare in un programma, possa adeguatamente tenere conto anche con uno spirito di anticipazione di ciò che poi interverrà sulla base dell'impegno della Cineteca e del Ministero. Grazie di questa serata, è stato davvero un momento, secondo me, degno di essere vissuto insieme.